Il rituale dei tre re è una pratica di evocazione famosa su internet. All'estero era già nota da tempo, ma in Italia si è diffuso solo un paio di anni fa. C'è chi ci crede e chi non ci crede, ma indubbiamente non sono pochi quelli che hanno provato ad eseguire il rituale come prova di coraggio. Si dice che questo rituale sia uno dei modi più sicuri per mettersi in contatto con l'aldilà, se eseguito correttamente, ovvio. Prima di proseguire, vorrei però dire a tutti di non provare assolutamente, in quanto, anche da scettici, è comunque un'esperienza che può seriamente spaventare. La suggestione può giocare brutti scherzi. Adesso vi dirò come funziona. Ho notato online alcune piccole variazioni, per cui è probabile che vi imbattiate in altre istruzioni leggermente diverse. Io ho deciso di attenermi al rituale originale di 6 anni fa. Vi dirò quindi per filo e per segno le esatte istruzioni, ignorando le variazioni che sono state inserite in seguito da molti utenti. Bisogna innanzitutto preparare una grande stanza vuota e silenziosa, che successivamente dovrà essere completamente buia. È preferibile quindi una stanza senza finestre, altrimenti ci si dovrà assicurare di chiudere tutto in modo che il posto sia completamente buio, senza un minimo spiraglio di luce. La preparazione va effettuata il giorno stesso del rituale, e più precisamente alle 23. Serve innanzitutto un compagno fidato, una persona in grado di assistere colui che farà il rituale per tutta la notte. Per comodità, chiamerò la persona che aiuta compagno, mentre la persona che esegue il rituale la chiamerò evocatore. Il compagno va correttamente istruito ed egli non deve lasciare la casa durante il processo dell'evocazione. Quella persona deve essere quindi fidata e seria. Al centro della stanza bisogna posizionare una sedia rivolta verso nord. Questa rappresenterà il trono. Ai lati del trono, quindi a sinistra e a destra, bisogna posizionare altre 2 sedie, entrambe rivolte verso la sedia centrale. La distanza dal centro della sedia dovrebbe essere più o meno pari a quella del braccio dell'evocatore. Su queste 2 sedie vanno posizionati 2 grandi specchi, anch'essi rivolti verso il trono, e quindi uno verso l'altro. Per un posizionamento perfetto dovrebbero essere angolati di 90 gradi. Le 2 sedie posizionate rappresentano i posti a sedere della regina e del giullare. Gli specchi devono essere collocati in modo tale che il soggetto a sedere sulla sedia centrale riesca a vedere il suo riflesso in entrambi, ma solo utilizzando la sua visione periferica, senza muovere la testa o gli occhi. Davanti alla sedia del trono bisogna posizionare un secchio pieno d'acqua e una tazza, ma non devono essere a portata mentre si è seduti. Infine, bisogna collocare un ventilatore acceso dietro il trono ed è importante lasciarlo acceso prima di lasciare la stanza per andare a dormire. Il ventilatore deve essere settato ad una velocità bassa o media, non alta, e non deve oscillare. Deve essere sempre puntato verso il trono. A quel punto è possibile uscire dalla stanza, lasciando la porta socchiusa o aperta, per poi raggiungere la camera da letto. Attenzione! È importantissimo non chiudere la porta della stanza del rituale prima di andare a letto. Vicino al proprio letto bisogna collocare alcuni oggetti: un accendino, delle candele, anche se ne servirà solo una sveglia e un cellulare in carica. È importante che il cellulare sia in carica, dato che dovrà essere ben carico alle 3:30. A questo punto bisogna addormentarsi con le luci spente, stringendo a sé un oggetto molto caro durante l'infanzia, ad esempio un peluche. Prima di questo, bisogna impostare la sveglia per le 3:30. Quando la sveglia suonerà, non bisogna accendere le luci. Bisogna solo procedere a spegnere la sveglia. Entro 3 minuti, quindi entro le 3:33, bisogna accendere una candela e, portando con sé il cellulare, la candela stessa e il giocattolo d'infanzia, bisogna raggiungere la sala del trono. Il giocattolo d'infanzia ci aiuterà ad avere coraggio. Attenzione però, se succede una delle cose che elencherò durante questo primo procedimento, è assolutamente necessario andare via dalla casa assieme al compagno e nessuno dei due deve rientrare prima delle 6 del mattino. Il rituale non deve quindi essere portato a termine. Non c'è bisogno di correre, basta solo uscire. Bisogna quindi interrompere tutto e uscire dalla casa se
La sveglia non ha suonato esattamente alle 3:30. Il cellulare non ha caricato. Avvicinandosi alla stanza buia del trono, abbiamo notato la porta chiusa. Entrando nella stanza del trono, abbiamo notato che il ventilatore era spento. Non siamo riusciti a sederci in tempo sul trono per le 3:33. Se non è accaduto nulla di tutto questo, è possibile procedere. Il compagno non deve entrare nella stanza, solo l'evocatore deve entrare. Bisogna quindi sedersi sul trono, con la candela davanti a sé, protetta con il corpo dal vento del ventilatore. Non bisogna far spegnere la candela, per cui è importante non esporla direttamente al ventilatore, e questo significa non muoversi dal trono. Non bisogna inoltre guardare direttamente nessuno dei due specchi, e nemmeno la candela. Lo sguardo deve essere fisso nell'oscurità di fronte al trono. Non è possibile sapere quale sedia verrà occupata dalla regina e quale dal giullare. Sta a re scoprirlo. Dal punto di vista della regina e del giullare, noi stessi potremmo essere la loro regina o il loro giullare. Ecco perché il rituale è chiamato il rituale dei tre re. A quel punto non si sa cosa potrebbe accadere, ma se abbiamo delle domande, riceveremo delle risposte. A volte sotto forma di altre domande. Bisogna rimanere sul trono fino alle 4:34 in punto. È molto importante questo. Non bisogna mai lasciare la sedia fino a quell'ora, anche se si è spaventati. Il compagno dovrà entrare nella stanza alle 4:34 e dovrà chiamare per nome l'evocatore, dicendogli che può lasciare la stanza. Se lui non risponde, dovrà telefonargli, e se nemmeno così dovesse essere raggiungibile, il compagno dovrà prendere la tazza, immergerla nel secchio e usarla per svegliare o far rinvenire l'evocatore, ovviamente buttandogli l'acqua addosso. È importante che il compagno non tocchi mai l'evocatore, al massimo può usare l'acqua del secchio. Ma adesso parliamo del rituale in sé. Che cosa dovrebbe succedere? Alcune persone che lo hanno provato hanno detto chiaramente di aver sentito le due presenze sedute sulle sedie o di averle viste con la coda dell'occhio dentro gli specchi. Le due presenze sono identificabili appunto come la regina e il giullare. Uno dei due dirà la verità, mentre l'altro mentirà. Ma chi è il giullare e chi è la regina? Adesso vi leggo alcune delle esperienze di chi ha provato questo rituale. Dopo alcuni minuti di silenzio, ho sentito un canto lontano in una lingua sconosciuta. Con la coda dell'occhio ho visto come se ci fossero delle gocce d'acqua sullo specchio. Quello di sinistra era come se fosse più luminoso, e l'unica cosa che ricordo dopo è stata la sensazione di un intero secchio d'acqua che mi veniva rovesciato in testa. Il mio compagno ha detto che aveva provato a chiamarmi per nome, ma io non avevo risposto. Aveva provato a chiamarmi al cellulare diverse volte e anche lì non aveva ricevuto risposta. A quel punto ha preso il secchio d'acqua per farmi riprendere conoscenza. Ha detto che una mano teneva la candela, mentre l'altra era come se stesse tenendo la mano di qualcun altro davanti a me. Ero sulla sedia alle 3:33 esatte. Dopo mezz'ora ho sentito qualcosa. Una voce mi ha sfidato e mi ha detto di guardare a destra. Contemporaneamente ho sentito una voce alla mia sinistra, sembrava quella di una ragazza giovane. Mi ha detto di non guardare alla mia destra e di stare attento. Ho ascoltato la ragazza, ma ho sentito qualcosa afferrarmi la spalla. Urlandomi, mi ha ordinato di guardare a destra e, come un idiota, ho mandato a quel paese la presenza offendendola. Credo di aver fatto male. Il mio amico è entrato nella stanza alle 4:34, ha acceso la luce e insieme siamo usciti da lì. Il mattino dopo, mi sono svegliato con un dolore al mio braccio destro. Sono andato a controllare e ho notato che avevo dei tagli. Alle 3 del pomeriggio sono andato a controllare il mio amico, dato che non era ancora sceso. Entrando nella stanza, ho notato che tutto era in disordine, con i cassetti aperti e i vestiti sparsi a terra. Anche lui aveva dei tagli sul braccio destro. Sentiva dolore, aveva le dita rotte e un grande taglio sul petto, sulla gamba e sulla schiena. Adesso è fuori pericolo, ma mi sono sentito in colpa. C'è da dire che la suggestione gioca sicuramente un ruolo fondamentale e inoltre, come possiamo sapere che tutte queste testimonianze siano vere?
Se non si eseguono correttamente i passaggi, in teoria non dovrebbe accadere nulla. E allora com'è possibile che molte persone, sbagliando alcuni dei passaggi, abbiano avuto dei riscontri anche abbastanza netti? O sono stati suggestionati, oppure stanno mentendo. Oppure c'è una terza opzione. E se in realtà non fosse necessario rispettare alcune delle regole, ad esempio la stanza vuota, l'orientamento della sedia a nord, non accendere le luci della camera prima del rituale, eccetera. Il posizionamento degli specchi rende sicuramente facile vedere qualcosa di strano, questo per il fenomeno delle illusioni ottiche. In ogni caso, trovo che questo rituale sia un mistero veramente affascinante, e se non c'è nulla di vero, beh, è sicuramente una bellissima leggenda.